Architetto Terrana, stasera questa riunione del partenariato del GAL Sicilia Centro Meridionale, prima ci sono stati workshop, i forum dello sviluppo locale, un po' tutti i comuni, compreso Lampedusa, sono stati toccati e adesso è il momento di fare un bilancio. Ma devo dire che in questo intensissimo mese di attività siamo riusciti a fare più di 15 incontri pubblici, il primo incontro di avvio con i sindaci dei 13 comuni aderenti al GAL, 4 workshop in ambito locale, seguiti da 4 riunioni tematiche. Due incontri tecnici con i dirigenti degli uffici comunali e gli ordini professionali, 4 forum, di cui l'ultimo a Licata. Stasera la sottoscrizione dell'accordo di partenariato, un accordo di partenariato in cui puntiamo sulla qualità del partenariato, e cioè oltre ai 13 soggetti pubblici, gli enti locali comunali, di questo comprensorio di circa 102.000 abitanti. Ovviamente c'è la Camera di Commercio che rappresenta un po' tutte le categorie produttive, ma oltre alla Camera di Commercio molte altre sigle delle rappresentanze delle categorie datoriali, professionali e del mondo del lavoro, in modo particolare ovviamente le sigle sindacali, la CGIL, la CISL. E la qualificata presenza di ben 5 strutture universitarie, l'Università di Messina, nel suo complesso, il Dipartimento ICRES dell'Università di Palermo, la Facoltà di Agraria, la Facoltà di Lettere, il CNR. Alcuni consorzi di ricerca regionale. Questo insieme di partenariato qualificato, assieme poi alle rappresentanze locali, ai saperi locali, alle proloco locali, alle associazioni ambientali, culturali, dei consumatori, costituiranno il cervello del sistema pensante di quello che nella seconda fase poi porterà alla scrittura oggettiva del piano di azione locale, cioè il progetto di sviluppo che ci vedrà impegnati per la programmazione 2014-2020 a portare avanti la strategia di sviluppo locale del distretto rurale Sicilia Centro-Meridionale, che ha scelto come tematiche di sviluppo per il immediato futuro, legato appunto a questo ciclo di programmazione, la tematica del turismo sostenibile integrata alle produzioni agricole, sia primarie che del trasformato di eccellenza, e questo è un territorio molto prodigo di tali prodotti, e alla integrazione sociale, alla possibilità di avviare in questo territorio una frontiera aperta di dialogo per la costruzione non solo della integrazione fra gli esseri umani di qualsiasi religione, di qualsiasi lingua, di qualsiasi ceto, di qualsiasi credo politico e religioso, ma soprattutto la costituzione di un tavolo per la pace nell'ambito del Mediterraneo, di cui noi ci sentiamo con il nostro GAL partecipi e anche promotori, mettendo ovviamente al centro di tutto ciò l'isola di Lampedusa, che per noi costituisce, assieme agli altri comuni, il sistema fondante di tutta la strategia di sviluppo della programmazione 2014-2020 di questo territorio. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziare le migliaia di persone che ci hanno sostenuto in questo percorso, tutti coloro i quali tramite la piattaforma web, tramite le riunioni dirette, ci hanno inviato decine e decine di proposte che ci hanno aiutato a costruire questa proposta di pianificazione, questa proposta di strategia di pianificazione dal basso,
A tutti loro va il mio particolare ringraziamento, ovviamente assieme al ringraziamento nei confronti del Consiglio di amministrazione che ha aiutato tutto il nostro percorso. Grazie.